Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Una buona serata al pubblico di Empire TV, ben ritrovati a microfono aperto. La sicurezza, un argomento da sempre all'ordine del giorno, un argomento molto sentito dai cittadini, un argomento anche sbandierato in occasione delle campagne elettorali, ma poi che cosa si fa in concreto per garantire la sicurezza ai cittadini e per garantire anche che gli operatori del mondo, del comparto, della sicurezza possano effettivamente svolgere con serenità e fino in fondo il loro lavoro. Cercheremo di capirlo insieme agli ospiti che sono con noi questa sera, che vado subito a salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito. Antonio Peroni del SILP CGL, sindacato di polizia, sono tutti sindacalisti del settore polizia. Buonasera Peroni, grazie, benvenuto. Buonasera. Angela Bobice del SIULP. Buonasera. E ancora un saluto a Stefano Cavalleri, che invece è del SAP. Buonasera, buonasera Cavalleri, benvenuto. Ecco, allora cominciamo intanto da capire che cosa sta accadendo nel settore della sicurezza in questo territorio nel quale sentiamo ahimè troppo spesso parlare di razionalizzazioni, e quando sentiamo questo termine è uguale a tagli, cioè eliminare, cercare di togliere un qualcosa, ma abbiamo sentito anche problemi a mantenere quello che c'è nel quotidiano, ad esempio le volanti, che sono il primo intervento, il più importante per quello che riguarda la polizia. In una scheda cerchiamo di riassumere un po' i problemi del ponente riguardo a questo punto di vista. Sono molte purtroppo le sezioni della Polizia di Stato che, in base ai programmi nazionali che già nei mesi scorsi hanno creato non poca preoccupazione, rischiano la loro sopravvivenza nel ponente ligure. In odore di colpo di spugna, la Polizia Postale d'Imperia, la Polfer di Sanremo e d'Imperia e la Polizia Stradale di Sanremo. Inoltre, il settore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia non sarà più un corpo autonomo, ma potrà essere accorpato al locale commissariato. Totalmente sparirà invece la sezione di Polizia di Frontiera Marittima a Savona. Tutto questo era stato previsto nel riassetto organizzativo con la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale in relazione alla carenza degli organici, oggi assestata a circa 95.000 unità. I sindacati, in modo unanime fermo, hanno da subito condannato l'ipotesi di chiusura selvaggia dei presidi con relativo trasferimento dei colleghi, sia per il metodo sia per il merito. Considerando queste operazioni devastanti, se non concentrate in un'ottica complessiva e generale, con un conseguente abbandono del territorio a discapito della sicurezza dei cittadini. Nel merito, perché la chiusura selvaggia di circa 253 uffici di polizia, senza verificare cosa accade con le altre forze di polizia e quale sia la loro dislocazione sul territorio, di fatto costituisce un indebolimento. Tra le sezioni colpite, come detto, la Postale d'Imperia, che svolge un lavoro importantissimo sia in processi ordinari sia in ambiti delicati come per esempio la pedopornografia in internet. Per quel che riguarda poi la cancellazione della Polfer di Sanremo, i timori sono che questa scelta andrebbe a creare una sorta di terra di nessuno nel famoso tunnel di 400 metri tra la biglietteria e i binari, dove non sarebbe più garantita un'adeguata sicurezza dei viaggiatori sia verso eventuali malintenzionati sia in caso di incidenti in galleria, come evidenziato nelle esercitazioni pratiche periodiche cui ha sempre fatto parte il personale fino ad oggi assegnato.
E qui verrebbe spontaneo dire veramente a chi ci amministra in senso lato e generale, quindi a chi, soprattutto a chi sta a Roma, ma perché non vi tagliate i portaborse invece di levarci i poliziotti in una stazione ad esempio come quella di Sanremo, che è tutta sottoterra e già di per sé un posto che insomma può anche incutere un po' di timore. E poi diciamocelo chiaro, i periodi non sono certo dei migliori, non è che viviamo nel massimo della tranquillità, senza fare inutili i falsi allarmismi, dicendo semplicemente le cose come stanno. Poi basta guardare la cronaca dei ferrovieri addirittura presi a colpi di macete perché hanno chiesto il biglietto a dei viaggiatori stranieri. Insomma, qua è necessario fare un po' di ragionamenti. Cominciamo adesso a sentire i nostri amici sindacalisti del settore polizia, che sono sì sindacalisti ma sono persone che vivono quotidianamente i problemi che noi abbiamo descritto. E voi, a differenza anche degli altri vostri colleghi, avete l'opportunità in più perlomeno di farvi sentire, di far sentire la vostra voce a nome di tutti, chiaramente. Peroni, ma è possibile che tutte le volte si parli, si sbandieri la sicurezza e poi quando arriviamo al momento di andare al succo, di fare le cose concrete, andiamo sempre a tagliare lì, sempre a colpire lì? Ma in verità sono diversi anni che ormai non si parla più nelle campagne elettorali di sicurezza. Ci sono stati anni in cui... c'è chi continua a parlarne, perlomeno si riempie la bocca forse. Probabilmente sì, probabilmente a seconda del periodo storico, del momento particolare, si tende un pochettino a strumentalizzare poi quelli che sono alcuni fenomeni o alcune piaghe sociali dovute, diciamo, relative alla sicurezza. Il problema vero è che la politica in questi anni ha perso di vista quelle che sono le reali necessità dei poliziotti e, mi permetto di dire, dei cittadini tutti. Nel senso che il servizio che voi avete mandato in onda non fa altro che dimostrare che vi è un'insensibilità, l'avete chiamata razzializzazione selvaggia. Effettivamente è così. Se non fossero intervenuti i sindacati a livello nazionale e noi sui territori a protestare e a far sentire quanto queste misure sarebbero state, diciamo così, deleterie poi per la cittadinanza, sono convinto che il governo avrebbe già messo in atto quel piano. Indubbiamente la richiesta di sicurezza non è da oggi che si fa sentire. Noi abbiamo, come hai ricordato, in diversi settori operiamo, questura, polizia stradale, postale. Voglio dire, i cittadini... La polizia, tra l'altro, è conosciuta proprio anche soprattutto per queste tante specializzazioni che ha, no? Le specialità, come si chiamano, certo, nel gergo. Certo, ma infatti significherebbe poi alla fine che cosa? Andare a incidere in alcuni settori dove c'è stata una specializzazione negli anni, fortunatamente, e dove i risultati che si sono avuti sono stati più che soddisfacenti. Ora la verità è che negli ultimi tempi, faccio riferimento agli episodi che sono accaduti sui treni, per cui certo, mi sembra che nei giorni scorsi alcuni sindacati si siano confrontati con il prefetto di Imperia, si dice: ma sui treni non c'è la polizia, come mai si aggredisce il controllore e nessuno interviene? La verità è che se voi guardate la Polfer di Imperia Oneglia, è aperta al mattino, sovente chiusa già dal pomeriggio, la sera, la notte non lavora nessuno. Ma è ovvio che... Ma questo perché, non perché i vostri colleghi della Polfer di Oneglia non abbiano voglia di lavorare, stiano a spiaggia, no? Diciamolo, assolutamente, questo è perché questo. Gli uomini che sono andati, i colleghi che sono andati in pensione o trasferiti ad altre sedi non sono stati mai sostituiti. E quindi è chiaro che un organico... adesso faccio riferimento appunto alla Polfer di Imperia Oneglia, certo, che era di 18 unità 5 anni fa, si ritrova oggi con 8 uomini. Spiegatemi come possono H24, insomma, quanti erano? Chiedo, scusa. 18. 10 meno. 10 di meno. Vorrei capire come si può garantire a questo punto, per tutte le 24 ore della giornata, la sicurezza alla stazione. Stesso discorso, non ne parliamo per Sanremo, e per Ventimiglia, che è uno dei nodi d'Italia più importanti, perché chiaramente essendo zona di frontiera i passaggi sono molteplici. Ventimiglia... È all'ordine del giorno di cronaca, voglio dire, quello che succede. Ma rendiamoci conto che Ventimiglia
diciamo al 90% delle volte non riesce a garantire il turno notturno, cioè da mezzanotte alle 7 del mattino la Polfer di Ventimiglia è chiusa, non c'è nessuno a presidiare, c'è soltanto il settore di Ventimiglia che lavora, cioè questo deve essere chiaro, perché come dice lei tutti sono, tutti voglio dire, parlano poi alla fine la sicurezza, la polizia dov'è, ma non è che siamo, in senso, siamo noi che come si diceva che non vogliamo lavorare, beh, certo. Con lei non ci sono gli uomini, e quelli che ci sono sono gestiti male. Nei giorni scorsi come Silp CGL siamo intervenuti sul commissariato di Sanremo, perché è inammissibile che una città come Sanremo non riesca a mettere sul territorio una volante sul turno serale e una sul turno notturno. L'amministrazione nostra dovrebbe essere in grado di assumersi delle responsabilità. Non si possono sentire delle dichiarazioni dove si dice c'è stato un imprevisto perché il collega è stato male, il poliziotto si è sentito male. Ma io credo che una gestione oculata delle risorse a disposizione, che sono poche, e lo diciamo ormai da anni, non possa prevedere che gli unici due funzionari che sono in servizio a Sanremo se ne vadano in ferie e la volante di sera e di notte salti. Sicuramente non è la colpa del collega che si è sentito male, che non ha potuto prendere servizio. Questo deve essere chiaro. Si sente male, ci mancherebbe altro. Angela Bobi, cioè, è un problema di organico, perché credo forse anche un problema di attrezzature, oltretutto, no? Ma continuando nell'esposizione, condivido naturalmente, sì, del collega, e continuando in quest'ambito, ad esempio, sempre parlando di Sanremo, visto che è l'ultima cosa che ha citato il collega, Sanremo come Ventimiglia, come commissariati, lavorano per garantire la sicurezza sulla strada dei cittadini con una sola vettura di servizio, cioè che gira ininterrottamente per tutte le 24 ore, sempre la stessa. Alle volanti di Sanremo, come le volanti di Ventimiglia, cioè tutto il commissariato, può disporre di un'auto per fare il servizio continuativamente tutti i giorni della tutte le giornate per tutto il mese. Quindi anche lì, prima o poi, quando succede che dovrà andare a, voglio dire, in officina per qualsiasi tipo di problema, con cosa la facciamo? L'ufficio provinciale, la motorizzazione, la cosiddetta motorizzazione che si trova in questura, cioè, è retta a oggi da un assistente. Cioè l'organico complessivo dell'ufficio automezzi della questura, della provincia, perché l'ufficio automezzi della questura gestisce gli automezzi della Polizia di Stato, sia quelli colore di istituto, tutti gli automezzi, che quelli cosiddetti civetta, da un assistente e un collaboratore amministrativo che comunque ha altre incombenze. Per cui, se non fosse che c'è da piangere, mi verrebbe da fare la battuta, è inutile che ci siano, è chiaro, non sia solo personale, perché non ci sono non le macchine, solo parlando al di là di tutto, continuando a parlare di quello che può interessare di più alla cittadinanza e a noi, cioè sì, la sicurezza al cittadino in prima battuta, cioè nel momento in cui il cittadino ha bisogno, tenga presente che sono, continuando, Sanremo è un caso sul quale ci siamo concentrati forse tutti un po' di più, perché come commissariato è tra i più importanti d'Italia, è tra i più importanti d'Italia proprio per la bellezza di quella cittadina, per il numero di turisti che adesso nel periodo estivo arrivano, che quindi raddoppiano se non triplicano gli abitanti che ci sono in tempi morti da turismo. Allora, per tutta questo afflusso, per tutto questo aumento di popolazione in quella cittadina, non c'è un corrispondente aumento di forze dell'ordine, di poliziotti che vengono in aggregazione. In anni passati, forse quando le cose funzionavano un po' meglio o diversamente, o quando le politiche della sicurezza erano, come dire, valutate in una maniera più attenta proprio per garantire la sicurezza, e arrivavano numerosi aggregati, o ci si preoccupava di organizzare servizi che fossero veramente in grado di garantire all'utenza che chiama perché ha una necessità. Viene il nucleo prevenzione crimine, quello che abbiamo visto anche nelle immagini, no? Cioè sarebbe fa un lavoro importante sicuramente, ma la necessità sarebbe quella di avere personale che può essere impiegato
sui turni in via continuativa, in modo che possa conoscere, certo, il territorio, perché giustamente il nucleo di prevenzione del crimine viene per periodi molto limitati, certo, e ha delle particolarità per cui non tutti i servizi possono essere svolti da quel personale, e quindi è sicuramente di supporto, ci mancherebbe, ma non riesce a soddisfare le reali necessità locali. Un esempio, un altro esempio, il collega ha citato i numeri della Polfer di Imperia. Per dare un altro esempio, parlando di Ventimiglia, il commissariato di Ventimiglia nell'arco di 5 anni è diminuito di un terzo della forza, da 74 unità che aveva alla fine del 2009, ne ha una cinquantina di dipendenti. Possiamo constatare oggi, per contro, che le necessità, le richieste di garantire la sicurezza, di presenza della polizia sul territorio di Ventimiglia, per contro, sono sicuramente esponenzialmente aumentate. Forse nel 2009 il problema terrorismo era diverso, sicuramente non era così presente, così allarmante come è oggi. Il problema dei flussi migratori sicuramente non era di questa, certo, portata, perché i primi periodi in cui abbiamo avuto problemi importanti sono stati nel 2011, dove abbiamo dovuto affrontare problematiche di questo genere legate purtroppo ai flussi migratori e da gestire sul territorio. Sì. Parliamo giustamente di migrazione, dobbiamo ricordarci che Ventimiglia ha anche dei problemi suoi intrinsechi, voglio dire, come città, non è che c'ha solo la frontiera, i migranti sugli scogli alla stazione ferroviaria, quello, vabbè, ahimè, purtroppo c'è la cittadinanza, ne parleremo locale, anche, ma c'è anche una realtà fissa, stabile localmente, che ha già dato dei problemi, come accade in tutte le città, per carità, ma anche Ventimiglia, no? E oltre ai mezzi, come abbiamo accennato, c'è anche un problema logistico organizzativo legato alla vestizione, ad esempio, che la divisa per un rappresentante delle forze dell'ordine è un onore, un orgoglio indossarla, e vorrebbe poterla indossare con dignità. Sono anni che le vestizioni non esistono più. Non solo, la gente, il poliziotto, se vuole fare bella figura, si compra di tasca il vestito, e se no va in giro con i vestiti con la divisa che rappresenta lo Stato, un'istituzione, logora, cucita o quant'altro. Cioè, Cavallari, non vi passano neanche più scarponi, giacche, queste cose, anche da questo fronte siamo, assolutamente, siamo, sì, al punto ridotti che con le pezze, veramente. Guardi, aggiungo che noi come organizzazione siamo riusciti ad avere una convenzione a un ottimo prezzo, di vantaggioso per i colleghi, ma comunque sempre oneroso, per ottenere le polo, quelle che si possono vedere adesso sulle volanti, perché l'amministrazione non è in grado di... Cioè, la convenzione l'avete fatta voi come sindacato. Esatto, ci siamo sostituiti all'amministrazione per poter sopperire a quelle carenze che sono oggettive, e abbiamo dato un servizio, perché il sindacato adesso si deve interessare anche di quello, cioè per poter dare la possibilità ai colleghi di cambiarsi le polo, perché l'amministrazione ne fornisce due, e immaginate d'estate usare due polo, rimane difficile la questione, no? Perciò è tutto vero quello che è stato esposto fino adesso, e aggiungo altro. Un altro gravissimo problema che porto ad esempio è l'uso dei giubbotti antiproiettili. Cioè, abbiamo giubbotti antiproiettili non sufficienti a coprire le esigenze operative di tutte le unità presenti sul territorio. Cioè, per esempio alla stradale siamo in grado di garantire 3 pattuglie col giubbotto antiproiettili. Se ne dovessero uscire più di 3, non abbiamo i giubbotti antiproiettili. Stessa cosa vale per le volanti piuttosto che per la Polfer. La Polfer non ha giubbotti antiproiettili, come se fossero immuni dai rischi di intervento armato. Cioè, siamo veramente in una situazione che a volte è talmente sconfortante che i colleghi sono veramente in difficoltà a capire se, certo, questa sicurezza veramente interessa al governo, e in particolar modo alla politica. Perché non si può fare una politica della sicurezza pensando ai costi. Non è comprimibile la sicurezza. La sicurezza si dilata e si comprime in base alle situazioni contingenti. Cioè, se aumentano gli effetti criminosi
sul territorio, non puoi pensare che, dato che siamo al momento di spending review, dobbiamo comprimere e non investire. Non è così, no, cioè non è da ragionare la sicurezza. Le voci di spesa che si possono toccare, cioè andare a toccare la sicurezza e la sanità, mi sembra che sia toccare proprio la salute e il benessere, esatto, dei cittadini. Cioè il cittadino deve sapere che se non trova le risposte, e sono sicuro che vorrebbe molto di più e con ragione, e non è perché non siamo noi come operatori di polizia che non vogliamo, non possiamo, siamo ridotti, come dicevano i colleghi prima, al 30% in meno della forza. Eravamo 105.000 4 anni fa, siamo a malapena 95.000 solo nella Polizia di Stato, questo a livello generale. Cioè, poi tutti insieme le forze dell'ordine hanno 40.000 uomini in meno. È vero anche, aggiungo, che sicuramente c'è bisogno di una razionalizzazione delle forze di polizia. Questo è sicuramente un nostro, come SAP, è notorio, che riteniamo che si possa investire in una razionalizzazione delle forze di polizia, ma non in termini operativi, in termini logistici, perché dobbiamo sapere che, come tutte le organizzazioni, necessitano di un supporto logistico, poligono, certo, automezzi, e sistemi di approvvigionamento del vestiario, forniture di materiali, tutte queste cosiddette attività collaterali possono essere, come dire, accorpate in un unico ente o comunque in unità interforze che possono dare dei vantaggi economici, abbiamo calcolato, di circa 5 miliardi l'anno. Faccio un esempio e poi per capirci, noi tutti qua andiamo a sparare come poligono ad Albenga, che è dei carabinieri. Cioè i carabinieri di Albenga hanno il poligono, la Polizia di Stato, i carabinieri di Imperia, la finanza di Imperia non hanno poligoni. Perciò, invece di essere solo dei carabinieri, per esempio, questo poligono, perciò a carico dell'arma dei carabinieri, dovrebbe essere un poligono interforze, gestito in modo interforze, con risorse condivise, e in modo che abbia la massima operatività possibile, e al fine di garantire il costante aggiornamento professionale, così come previsto dalla norma. Di fatto invece siamo sempre così traballanti, se non a volte anche impossibilitati a farlo. Avanti di questo passo, mi sa che vi diranno di andarci meno al poligono, perché pure i proiettili costano, voglio dire. È già successo. È già successo. Io ho detto come battuta, ma è già successo. Mi aspettavo anche questo, Peroni. Sì, facciamo le battute, ci possiamo anche sorridere, però mi sembra che sia una situazione veramente, veramente pazzesca. Ecco, avete parlato delle volanti di Sanremo, so che anche Imperia non è che sia in una situazione tanto più da sorridere. Io adesso non so il numero delle macchine, quante siano a disposizione, però anche qui mi pare che ci sia un problema di manutenzione, di pezzi di ricambio. Cioè, si fanno veramente i conti fino all'osso, persino con la carta delle fotocopiatrici. È una situazione che in questo modo diventa veramente difficile portare avanti. Ma la situazione è drammatica non da oggi. Ricordiamo che le nostre battaglie vanno diciamo avanti da anni su questi temi. Indubbiamente, per fare un esempio, per cercare di capire meglio, gli appalti dello Stato una volta per i privati erano degli appalti importanti, dove si faceva, non uso un termine, ma si faceva botte per insomma accaparrarsi. Certo. Oggi i meccanici o gli elettrauti o quant'altro, le officine specializzate, non vogliono più aggiustarci le macchine, perché i soldi, se li prendono con un ritardo pazzesco, sì, dopo un anno. Esatto. In questo sicuramente in passato ci sono stati anche probabilmente grossi sprechi, questo è un guaio che bisogna anche dire, che nel passato probabilmente si è sprecato, non certo i poliziotti di volante o di turno negli uffici, ma chi stava in alto magari con queste commesse quando c'era il periodo delle vacche grasse probabilmente ci ha giocato un po' troppo, e adesso stiamo pagando probabilmente un conto però che sta diventando troppo salato, insostenibile. Però. Ma sicuramente, però qua bisogna fare delle scelte, ovvero la sicurezza è una cosa che interessa a uno Stato democratico come l'Italia, oppure è considerato una cosa superflua. Se interessa bisogna investire, bisogna inserire in finanziaria i fondi necessari per far sì che ci siano le divise, come diceva la collega, per far sì che ci siano le auto pronte. Non si può girare H24 con una sola autovettura.
è improponibile, cioè voglio dire, va da sé che prima o poi si rompe anche quella macchina lì, non esce alla volante. Allora la colpa di chi è? Del collega della motorizzazione che non ha provveduto a far aggiustare la macchina? No, la colpa è di chi non ha previsto, non ha preventivato che i costi per tenere un parco auto di un certo tipo, efficiente, funzionale, moderno, servono delle risorse che vanno stanziate, c'è poco da fare. E chiaramente adesso siamo anche alle prese con l'immigrazione, no? Si è citato certo. Prima il discorso di Ventimiglia. Allora, qua si fanno a volte delle operazioni di facciata. Il reparto prevenzione crimine, con tutto il rispetto per l'ottimo lavoro che svolgono sul territorio, viene, rimane qua 3 giorni, 4 giorni, una settimana, fa un lavoro eccezionale sul territorio, ma i colleghi non sono conoscitori del territorio. No, sono persone che vengono tutte da fuori. Certo. Sono persone che vengono fuori e il lavoro che si presenta mano a mano che vengono fermate le macchine, controllate le persone, va a discapito degli operatori del posto. Cioè, se si opera su Sanremo, sono i colleghi del commissariato di Sanremo poi che fanno tutti gli atti e tutta la burocrazia che c'è dietro, perché il reparto sì. Opera su strada, il reparto prevenzione crimine opera su strada, finito l'incombenza di operare su strada sono i colleghi, gli ufficiali di PG del commissariato o della questura di Imperia o del commissariato di Ventimiglia, che dopo devono far fronte a quello che è la mole di lavoro che si è creata in quella settimana, che ricordiamo è una mole di lavoro, sì, che c'è va un picco di controlli, no? Cioè, ne sono normalmente 50 il giorno che c'è, la settimana che c'è prevenzione crimine salgono a 500-600 controlli, c'è una pila di carte così puoi andare. Ma quelle carte così sono da sommarsi a quella che normalmente è l'attività d'ufficio, perché quei colleghi che per quella settimana devono disbrigare l'attività che è stata fatta con quel picco di controlli hanno poi da assicurare il lavoro d'ufficio, l'ordine pubblico, le scorte, le pattuglie, i servizi allo stadio. Voglio dire, non è che termina lì. Allora, un commissariato come Sanremo, che in questo momento conta di circa 60 unità contro le 100, perché il commissariato di Sanremo era di 100 unità fino a 6 anni fa. Quindi 10 meno la Polizia Ferroviaria Imperia, 40 in meno. 40 in meno, siamo a 40 in meno. Secondo commissariato per importanza d'Italia, dove dovrebbe esserci un primo dirigente, voglio dire, appunto a dirigere il commissariato, certo. E non c'è, non è previsto. Allora, a questo punto, torno alla battuta che ho fatto inizialmente, la sicurezza, la politica, il governo lo considera una risorsa per questo paese, per i cittadini, o la considera un fastidio? Qui su questo punto bisognerebbe fare un po' di chiarezza, perché se si considera e oltretutto aggiungo, Veroni, che noi stiamo parlando adesso di sicurezza in senso stretto con i rappresentanti dei sindacati di polizia, ma il problema riguarda i carabinieri che sono stati citati, perché anche loro non è che stanno rose e fiori, anche loro fanno sacrifici e spesso ci mettono i soldi di tasca per sistemare la macchina piuttosto che avere qualche accessorio della divisa come si deve. La Guardia Costiera, siamo in periodo estivo, anche loro fanno i conti con il carburante delle imbarcazioni per avere sempre sicurezza di avere il gasolio per il soccorso, che è la cosa più importante che devono fare, giustamente. I vigili del fuoco sono soggetti anche loro a tagli incredibili, anche loro devono stare attenti a non sprecare benzina e gasolio, se no rischiano poi di non averne abbastanza per gli interventi di emergenza. Sull'attrezzatura anche loro devono fare i salti mortali, passarli da una macchina all'altra, recuperare sempre, se demolisci una macchina prenderci quello che c'è dentro, perché altrimenti gli mancano le attrezzature. Cioè, è un panorama molto ampio quello della sicurezza. Noi oggi parliamo con i sindacati di polizia, ma siamo ben consci che il problema è molto molto vasto e riguarda sempre noi cittadini. Angelo Bovic, si parla di Ventimiglia, si parla di necessità di avere aggregazioni eccetera, ma io adesso chiedo poi conferma a voi, io ho avuto voce che nel pieno del caos di Ventimiglia, io ero là in frontiera, chiaramente ci siamo stati per giorni e serate interi, e ci sono state le richieste di mandare personale nostro, della nostra polizia, fuori, chi all'Expo, chi per l'immigrazione nel sud Italia,
Cioè, mi sembra veramente un paradosso. Qui arrivavano da Genova il reparto prevenzione, il reparto mobile, il battaglione carabinieri, stava arrivando il mondo e alcuni nostri poliziotti, è vero che se ne andavano in giro per l'Italia, è possibile? Confermo assolutamente, è tutto vero, corrisponde al vero, perché c'erano una serie di programmazioni legate ai servizi della Sindone a Torino, dell'Expo di Milano e in quei servizi che tutte le estati vengono garantiti anche con personale aggregato dalla Questura d'Imperia per il Sud Italia, per i problemi degli sbarchi dove in Sicilia. E noi, quando tra virgolette è scoppiata la questione migranti a Ventimiglia, pur avendo come organizzazione sindacale, tra l'altro come SIURP, chiesto che si attivassero presso il Ministero alla luce del fatto che e il personale tutto della provincia, della Polizia di Stato e non solo, anche delle altre forze di polizia, erano praticamente, facevano 24 ore su 24 in attesa che la macchina della politica si muovesse e potesse far arrivare, così come poi è arrivato, reparto mobile, battaglione, certo, e quant'altro, nucleo prevenzione crimine. Avevamo chiesto espressamente al questore di intervenire presso il Ministero per far desistere dall'invio in aggregazione a Milano, Torino e Sud Italia dei nostri poliziotti, perché se è vero che ne sono partiti 4 o 5 in quel periodo, è anche vero che 4 o 5 possono fare la differenza, è un turno, sono 5 persone che possono dare il cambio a qualcuno che può riposarsi. La risposta fu, noi l'abbiamo chiesto, ci ha detto di no. Ora, io credo che a volte ognuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. Sono stata testimone in passato del fatto che a fronte di situazioni emergenziali importanti, chi aveva responsabilità di comando a livelli, come possiamo dire, del questore attuale, si imponeva non perché voleva essere, come dire, dire no, non lo faccio perché faccio il capriccio oggi, non ve li mando. Diceva no, io ho la necessità sul territorio, quindi sono obbligato a dirvi di no nella maniera più assoluta. Da questo punto di vista non so fino a che punto si possa spingere i poteri di un questore, però mi sembra già comunque fuori dal mondo che un ministero che dovrebbe essere il centro, sapere tutto, faccia una richiesta del genere. Aggiungo che lo sapeva, perché il ministero queste cose dovrebbe arrivarci da soli, dovremmo manco chiedere. C'è un caos a Ventimiglia, siamo sulle televisioni di tutto il mondo. Andrea, e che mando due poliziotti, ma è un principio, anche un poliziotto solo lo manda la sindone a Torino. Confermo, comunque non c'è stato verso, i colleghi della questura di Imperia, in forza nella provenienza della questura di Imperia, sono dovuti partire, hanno fatto il periodo di aggregazione che gli era stato programmato in tempi in cui qui si poteva, pur con le difficoltà, da quello capisco si poteva, che sì, prima, sì, certo. Ma se una programmazione era stata fatta, per carità, però l'emergenza è emergenza. E così come organizzazione sindacale noi siamo tre delle quattro sigle che poi erano presenti in un comunicato che abbiamo dovuto fare, perché a fronte sempre di questa emergenza migranti, nella quale eravamo tutti là, siamo dovuti noi intervenire e dire ma cosa aspetta a chiedere i rinforzi? I rinforzi formali che le posso garantire sono arrivati sicuramente nella maniera importante in cui sono presenti ora, cioè con rinforzi di funzionari, del ruolo funzionari, del ruolo ispettori, per poter dare un cambio funzionari e ispettori con i loro autisti, in modo che così hanno dato un sollievo agli uffici di tutta la provincia, solo dopo che noi abbiamo fatto un comunicato stampa in cui abbiamo detto che era diventata impossibile la situazione e che bisognava che ne prendessero atto, perché avremmo dovuto chiudere tutti gli uffici, e anche chiudendo tutti gli uffici, che poteva anche starci perché il momento era difficile, quindi comunque vuol dire non dare passaporti, non registrare le armi, non fare tutta una serie di servizi, che comunque non rilasciare permessi di soggiorno, non fare tutta una serie di servizi che sono altrettanto importanti. Non abbiamo detto, la polizia c'è anche tante rogne tra virgolette amministrative, è di chiaro, documenti e mica documenti eccetera, cioè c'è un lavoro da impiegati, non da poliziotti, anche, che è enorme, voglio dire, comunque, e lo fanno i poliziotti. Certo, è comunque anche vero che anche quel personale, come ci siete stati voi giorno e notte, aveva la necessità di riposare, ma fisicamente, per un recupero psicofisico.
Dopo il nostro comunicato sono arrivati i rinforzi. Se ogni volta, ecco, quello che ci dispiace, perché il nostro lavoro, noi, cioè il nostro lavoro di contributo costruttivo o con l'amministrazione, le osservazioni e le esigenze dal punto di vista sindacale, non abbiamo problemi a rappresentarle in modo da essere di aiuto all'amministrazione che magari non sempre può conoscere a fondo l'aspetto dei propri lavoratori, anche se dovrebbe, perché chi dirige avrebbe il dovere di conoscere realmente la sua situazione, quindi avere il polso della situazione. Ogni volta dobbiamo intervenire in una maniera importante, in una maniera pubblica, per poter sollevare lievemente lo stato di lavoro, la pressione psicofisica a cui sono soggetti tutti i nostri colleghi. Ecco, dobbiamo andare purtroppo alla conclusione. Stefano Cavalleri, c'è anche un altro problema che non abbiamo ancora accennato, che è il fatto, e lì ci sarebbe forse da fare un altro dibattito, un'altra trasmissione intera, che molte volte, anzi spesso, troppo spesso, le leggi non agevolano, così come non agevolano le persone oneste, non agevolano i poliziotti piuttosto che i carabinieri, le forze dell'ordine in generale. Voi adesso vi state battendo contro la cosiddetta legge sulla tortura, ma c'è anche, al di là della legge sulla tortura, che poi non vuol dire che state chiedendo, immagino, che i poliziotti possano torturare gli indagati, perché non credo che sia uso e costume della nostra polizia, ma tutt'altro. C'è anche un discorso poi anche qui sulla difesa, sul fatto, sappiamo bene che insomma se spara un delinquente e uccide un poliziotto si fa un bel funerale di Stato e voilà. Se un poliziotto che spara, processi, indagini, rischia di rovinarsi la vita per sempre. Sì, cioè, è questo come accade al semplice cittadino che trova il ladro in casa. Ecco, adesso qui non andiamo a trascendere nella licenza di uccidere, nel fare un far west, perché non è quella la soluzione. Però, viva Dio, ci saranno pure delle vie di mezzo, no? Sì, difatti uno dei nostri slogan come organizzazione SAP è chi difende il difensore. Cioè, a volte è all'ordine del giorno che ci domandiamo come mai il vero problema della sicurezza siamo noi, invece della criminalità sempre più pressante e quotidiana che riscontriamo dalla lettura quotidiana dei giornali, e noi la tocchiamo con mano tutti i giorni. E tu hai introdotto il reato di tortura, che chi è contro la tortura? Ma assolutamente nessuno, a favore, tutti a favore per una norma, certo. Al di là che ne esistono di ben specifiche, però quello che noi combattiamo è una parte di questa norma dove viene inserito una per noi aberrante scrittura, che è quello della cosiddetta sofferenza mentale, chiunque cagiona sofferenza mentale, che è indeterminata, cioè sfido chiunque a percepire una sofferenza mentale in modo oggettivo, è prettamente un intimo sentire, soggettiva la questione. Perciò anche un giudice avrebbe delle difficoltà a determinare una responsabilità in tal senso, ma questo comporterebbe un'intimidazione per il poliziotto, perché ogni volta che uno entra in servizio non sa se tornerà a casa o se dovrà andare davanti a un giudice a rispondere di un fatto che magari è dovuto a una percezione sbagliata di una normale attività operativa. E questo è il vero vulnus della norma. Perciò vero e giusto che ci sia reato di tortura inteso oggettivo, cioè sofferenze, denigrazione, quelle che sono oggettivamente riscontrabili, ma quelle così aleatorie, così intangibili come possono essere le sofferenze mentali, che è un intimo sentire, ripeto, soggettivo, e nemmeno un psicologo può entrare nel merito, perché si limita a registrare quello che uno descrive della propria status, ovviamente non è accettabile. E cito in ultimo quel famoso evento successo recentemente a giugno a Milano, dove una persona, una ragazza, lamentava di aver perso il bambino perché colpita da poliziotti. Per fortuna le telecamere
hanno garantito che tutta la ricostruzione del suo percorso non è mai venuta a contatto con le forze dell'ordine e lei perciò esatto. non aveva avuto nessun, è stata denunciata per calunnia, cioè non è sì, una ma cosa, ma è andata bene che c'erano, c'erano i filmati, per se no noi... passava i guai. Infatti un'altra cosa che chiediamo è l'uso delle telecamere, come con la spy pen nella nostra campagna, che di avere la registrazione come negli Stati Uniti che esatto, ci sono le volanti, cioè che siamo talmente sicuri del nostro operato che non abbiamo, vogliamo la, cioè, registrare quello che avviene, cioè quando noi operiamo ci sia una ripresa audio video, in modo che con le garanzie di tutela della privacy, di tutte le cose giuste di legge che sono vigenti, ma che sì, guai, sia guai Cavalleri, che qua finisce che non vi cambiano le gomme alla macchina, figuriamoci se ci mettono le telecamere, questo, questo che viene da dire. No, assolutamente sì, ma sarebbe auspicabile un vero governo interessato alla sicurezza dei cittadini, ma anche dei suoi operatori, dovrebbe certo. pensarci sopra e non tagliare linearmente, come sta avvenendo, tutti i fondi necessari a far sì che questa macchina vada avanti. Io ringrazio Stefano Cavalleri del SAP, Angela Bobici del SIULP, Antonio Perroni del SIP CGL. Non pensiamo certo di aver, come dire, risorto qui le testimonianze, la carrellata anche di opinioni. Andremo avanti anche in seguito a ascoltare anche altri rappresentanti sindacali, altri esponenti del mondo della sicurezza. Ho citato i carabinieri, ho citato i vigili del fuoco, la guardia costiera, c'è la guardia di finanza, ci sono tantissime realtà nel nostro paese che lavorano giorno e notte per la nostra tutela, la nostra sicurezza, e cerchiamo anche noi di fare il nostro compito, essere vicino a queste istituzioni, ma soprattutto agli uomini che fanno parte di queste istituzioni, perché molte volte l'istituzione in senso generale, cioè il centro, il cuore, ci sembra un po' distante poi da quello che è il braccio operativo, e questo credo che sia un problema per voi che siete sul campo insieme a tutti i vostri colleghi, vedere che a volte magari nei tavoli romani vengono prese decisioni da chi nei fatti dimostra di non sapere neppure di cosa sta parlando, perché l'ho visto in tante occasioni con la polizia, l'ho visto in tante occasioni magari con decisioni anche sugli equipaggiamenti o questo o quell'altro, e lì si capisce che proprio sono persone che non l'hanno mai fatta quell'attività, la decidono a tavolino, e poi chi si trova veramente sul campo deve arrangiarsi. Va bene che noi italiani siamo bravi a arrangiarci, però forse si sta esagerando. Grazie ancora a voi per essere stati qui con noi, grazie al pubblico che ci ha seguito. Un arrivederci, sperando di trovare qualche segno migliore dal fronte della sicurezza, d'accordo? Grazie a voi. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a tutti, arrivederci. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.